Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Un Corno. Oggi grande notizia, grande novità e grande mago. Oggi parleremo appunto di un mega spoiler. No, in realtà non è uno spoiler, è semplicemente una notizia che non vedevo l'ora di darvi. Ovviamente io la so già da un po' perché coinvolge direttamente Orgoglio Nerd di Rinoceronte e Fumo di China, e ve ne parlerò subito. Orgoglio Nerd comincerà a collaborare con Fumo di China, e più precisamente con il numero 240-241, che sarà unito, sarà il numero estivo e andrà in edicola il 24 di questo mese. Quindi il numero dopo di questo, in edicola attualmente c'è questo, che vi consiglio anche perché c'è un utilissimo dossier sui cinecomics. Cominceremo a collaborare con una rubrica che si intitolerà il rinoceronte in carica. Lo riconoscerete dal fatto che c'è un piccolo rinoceronte viola collegato a una spina, ovviamente, perché è in carica. Una rubrica che gestirò io personalmente, di volta in volta tratterà di magagne del mondo del fumetto, del mondo del cinema e di tutto quello che può interessare alla cultura nerd, appunto. Ovviamente noi siamo onorati di iniziare a collaborare con Fumo di China, questa rivista che è in edicola dall'89 e ovviamente fa la differenza nel mondo del fumetto italiano, e non vedevamo appunto l'ora di annunciarvelo. Quindi mi raccomando, non dimenticatevi, questo mese, il 24, troverete il numero 240-241, è una speciale uscita estiva che vale per due numeri e ha delle pagine in più, di Fumo di China in edicola. E poi, tutti i numeri a seguire, ci sarà la nostra rubrica. Tale numero sarà anche presentato in anteprima dal 16 al 19 a Rimini Comics, e vi aspetto lì. Allora, tramite questa mia entità cartacea che vivrà all'interno di Fumo di China per un po'. Detto di questo, ringrazio tutti quelli che vorranno sostenere questa nuova avventura di Orgoglio Nerd, e vedremo come andrà. Sono sicuro che arriveremo là dove nessuno è mai giunto prima. Ragazzi, al prossimo Un Corno, che sarà breve anche perché con il San Diego Comic non ci sarà molto da dire, e a presto. Ciao dal Rinoceronte tutto, e seguiteci anche su Fumo di China. Ciao.